Primo giorno di scuola per quasi 30.000 studenti in provincia di Lecco, fra gli istituti secondari. Oggi la campanella è suonata anche al liceo classico e linguistico Manzoni. Gli studenti per ora sono nella sede di Via Ghislanzoni, in attesa di trasferirsi nei container per l'avvio dei lavori di ristrutturazione dello stabile. Alla fine ci hanno detto verso l'inizio dell'anno che saremmo ritornati in sede, però sì, fino a poco fa non eravamo certi di dove saremmo finiti. Com'è andato il primo, com'è stato il ritorno sui banchi? Io sono nuova, è il mio primo giorno. Per il primo giorno non è stato impegnativo, però cioè, penso che mi aspetterà un anno impegnativo. Com'è andato il primo giorno di scuola? Bene, bene. Una buona impressione sui professori e sembrano bravi compagni. Poi emozionata stamattina eri? No. I professori sono cioè, da quanto è sembrato, comunque cercano di farci, comunque di collaborare, di far sì che impariamo bene con serietà e con impegno. Domani abbiamo una verifica. Cioè il secondo giorno di scuola è una verifica. E anche lunedì. Ma anche materie. Greco e latino. Com'è la situazione delle cattedre? Per il Manzoni buona, grazie a un meccanismo che è stato attivato quest'anno, per il secondo anno avviato l'anno scorso, ci sono state fatte delle nomine dei supplenti e sulle disponibilità delle varie scuole in quest'ultima settimana e quindi un po' tutte le scuole. Penso un po' tutte le scuole della provincia di Lecco sono a buon punto con la nomina dei supplenti e quindi con l'organico disponibile. Resta ancora nell'immediato futuro da nominare la copertura dei posti di sostegno, ma già da oggi ci saranno queste operazioni per cui siamo in dirittura finale per la nomina di tutti i supplenti, noi al Manzoni e credo di poter dire anche in tutte le altre scuole, sia del primo che del secondo grado.